Eccoci intanto, grazie Michele, insomma, Grazie di questi 10 minuti. Io partirei dalla tua ultima uscita al cinema, che poi corrisponde al tuo esordio sul grande schermo. School of Mafia, Scuola di Mafia, è un film molto particolare per il panorama, insomma, cinematografico italiano. E ce lo racconti un po' dall'interno? quando parlo di scuola, dico sempre che è stata una vera e propria scuola per me. Come dicevi, è stata la mia prima esperienza cinematografica e la mia prima esperienza di grande peso, nel senso che mi è stato dato un ruolo centrale insieme a quello di, insieme ai ragazzi, appunto Giuseppe Maggio e Guglielmo Poggi. È stato un film potentissimo, pieno di situazioni comiche, a volte bastava semplicemente lasciarsi andare, no? A tutto quello che succedeva. Quindi è stato un onore per me far parte di questa di quest'equipe di mostri del cinema e della televisione. Il cinema italiano raramente poi intraprende la strada del grottesco, però mi sembra che ultimamente appunto ci sia un cambio di rotta dal punto di vista dei generi e appunto anche questo School of Mafia sia grande cinema, ma anche cinema pop. La tua idea, la tua visione del cinema, dell'attuale cinema italiano corrisponde a questa cosa, ovvero un'innovazione da un punto di vista dei contenuti. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ci sono tantissime realtà in questo momento disposte a rischiare e a creare qualcosa di nuovo. Stiamo sperimentando. Sento che c'è una bella energia attorno al cinema italiano. Stiamo vivendo anche un ricambio generazionale, si sta molto puntando sui giovani. School of Mafia, per esempio, nell'approccio ci è stata data una grande responsabilità. Il film si basa molto su questi protagonisti. Sì, come dicevi, penso che ci siano varie figure, a partire dalle produzioni, anche nuove produzioni gestite anche interamente da giovani che stanno cercando di dare una nuova spinta al cinema. Questa è una cosa molto bella. Sono contento. Mi hai un po' anticipato la risposta. Effettivamente, oggi i giovani italiani hanno un'occasione importante e sono davvero tutti molto bravi. Cosa è cambiato rispetto al passato, secondo te? È cambiato anche il modo di fruire del cinema. Sicuramente queste piattaforme stanno anche aiutando, stanno anche aiutando il pubblico ad apprezzare, i prodotti dell'audiovisivo. E il pubblico sta sviluppando uno spirito critico nel bene e nel male. Più raffinato, un palato più raffinato, non saprei come dire. E sicuramente la magia sala è qualcosa di ineguagliabile, quindi c'è da dire che il cinema e le piattaforme sono cose completamente diverse. I prodotti che vengono creati per il cinema devono essere visti al cinema. La cosa bella è che possono avere una seconda vita sulle piattaforme, però la magia della sala è ineguagliabile ed è bello poter tornare in sala. Dobbiamo tornare in sala, dobbiamo spingere il cinema, dobbiamo farlo ripartire. È mancata molto, effettivamente. Tu come attore, insomma, è il tuo esordio al cinema, è vero, ma non sei nato ieri. Ci sono state nel tuo curriculum, c'è un passato importante. Penso a 1994, ma anche al Miracolo, che penso sia una delle più belle produzioni televisive italiane. Il teatro con Marion Cotillard, insomma, non è da tutti. Ci racconti un po'? Io parto con il teatro, ho studiato teatro all'Accademia Nazionale di Rio d'Amico e ancora prima ho fatto teatro già a casa mia, a Barletta, quando ero piccolino. Quando avevo 7 anni, sì, ho sempre fatto teatro già da quando ero piccolino. Poi gli studi
sono proseguiti all'Accademia Silvio D'Amico e lì ho avuto la possibilità di incontrare personalità meravigliose del teatro, Ostermayer, Bob Wilson, Emma Dante, con la quale abbiamo fatto un bellissimo saggio, Le Baccanti, che è andato in tournée un po' in tutta Italia, l'esperienza Spoleto con Marion Cotillard, un'esperienza internazionale. Insomma, il teatro è sempre qualcosa che c'è stato, non voglio abbandonare, ci sarà, ed è della mia prima scuola, la mia casa. Poi adesso naturalmente sta arrivando il cinema e c'è tanto da imparare, però sono proprio contento di cominciare a esplorare nel pratico questo mondo che mi ha sempre affascinato. Ora si comincia. Senti, non so se puoi anticiparmi qualcosa su Esterno Notte, perché abbiamo visto la prima immagine di Gifuni, probabilmente fra i più grandi attori italiani, fra i primi cinque, credo. Puoi raccontare qualcosa o è ancora tutto... Ancora tutto abbastanza top secret, posso semplicemente dire che, come sempre, Gifuni, insomma, ha preparato un personaggio meraviglioso. Io ho avuto la possibilità di stargli accanto sul set e mi sembrava di stare accanto ad Aldo Moro. Il mio lavoro è stato facilitato dalla sua interpretazione. È un attore meraviglioso, un attore che ho sempre stimato e ho sempre seguito, e quindi ritrovarmi al suo fianco nel momento in cui poi crea, ho fatto un solo giorno di set con lui, però credo di aver preso tanto da quel giorno, mi ha lasciato tanto il suo incontro. Immagino, immagino, è assolutamente cioè un grandissimo attore, qualsiasi cosa fa, la fa bene. Esatto. E tornando un attimo su School of Mafia, perché nel senso, perché il pubblico italiano dovrebbe andare a vedere il tuo film? Cosa troverebbe? Ecco, cosa troverà, anzi? Anzitutto è un film leggero, ma non banale. È un film che cerca di trattare un tema delicato in modo grottesco e dissacrante. E molti si sono chiesti, si può ridere della mafia, si può ridere sulla mafia? Ecco, appunto, come dicevo, questo è un film che ride della mafia, cerca di descrivere un mondo mafioso come superato, come ridicolo, grottesco e sciocco. Quindi, anzitutto, è un film molto intelligente, poi è godibile, è leggero. Pieno di attori meravigliosi, ci sono degli attori che, ora citarli tutti, è un film corale immenso, c'è Nino Frassica, Paola Minaccione, Maurizio Lombardi, Paolo Calabresi, Ferra Cane, Emilio Sulprizzi, hanno fatto un lavoro meraviglioso, meraviglioso. Quindi ci sono delle prove d'attore molto, molto interessanti e penso sia un bellissimo film per ripartire con leggerezza e anche con intelligenza. Maurizio Lombardi, tra l'altro, anche lui attore straordinario Maurizio, Meraviglioso. è meraviglioso, sì. Meraviglioso. Michele, come ultima cosa, a proposito di attori, ti chiedo, i tuoi idoli, nel senso quelli con cui sei cresciuto, i tuoi riferimenti, quali sono? Beh, Gary Oldman, Al Pacino, ma ce ne sono vari, poi mi innamoro di varie interpretazioni, a volte appunto mi fisso su un attore, poi c'è per esempio adoro tantissimo Christoph Waltz, adoro Tim Roth, ma poi ci sono anche le donne, c'è Scarlett Johansson, c'è Meryl Streep, insomma, mi innamoro delle interpretazioni, sono molto facile all'innamoramento, mi piacciono gli attori che lavorano sul loro personaggio e cercano di creare sempre, non volutamente, non forzatamente, ma qualcosa di nuovo, qualcosa, appunto, non è un lavoro forzato, c'è spontaneità in quella creazione e quando un attore riesce a toccare quelle corde, quel qualcosa di magico per offrire qualcosa di strano, di diverso ogni volta e si vede, è
io me ne innamoro.